Senatore Turco, un matrimonio, insomma, quello tra PD, Centrosinistra e Movimento 5 Stelle per le provinciali, che potrebbe essere preludio anche per le prossime amministrative a Taranto? No, oggi chiudiamo una partita per le provinciali, abbiamo convocato un tavolo tempo fa, abbiamo messo dei contenuti, abbiamo proposto un metodo, questo metodo è stato accolto da alcune forze politiche che hanno aderito a delle nostre iniziative. Noi questo invito l'avevamo fatto a tutte le forze politiche progressiste, riformatrici e moderate. Oggi si chiude una partita importante, quella delle provinciali. Abbiamo due nostri candidati che andremo a sostenere. Da domani inizia una nuova partita che riguarderà non solo Taranto, ma tutti i territori della regione Puglia, compreso anche i territori legati alla provincia di Taranto. Noi confermeremo innanzitutto un metodo, che è la prima cosa che bisogna, diciamo, andare a proporre. Il nostro metodo si baserà su tre aspetti importanti. Il primo aspetto è che il Movimento 5 Stelle sarà impegnato in tutti i territori, ma non solo pugliesi, non solo a Taranto, ma un po' in tutta Italia, per cercare di elevare il livello di professionalità e di competenze delle classi politiche territoriali. Il secondo obiettivo è quello di dare stabilità ai governi cittadini, tra cui anche il comune di Taranto, e quindi no alle cosiddette alleanze pollaio, e quindi a delle alleanze che possono dare stabilità al governo della città di Taranto. E il terzo obiettivo è quello del codice etico, perché noi del Movimento 5 Stelle crediamo nell'etica pubblica, e quindi su questi tre aspetti noi non andremo a transigere con nessuno. Quindi noi nei prossimi giorni faremo un invito esplicito a tutte le forze politiche, soprattutto che si ispirano alla nostra carta dei valori, per dialogare su questi tre aspetti. Dopodiché si dialogherà sui contenuti, e quindi sul programma, e poi si andrà a decidere quelle forze diciamo, professionali che possono dare un nuovo slancio alla città di Taranto, al progetto di riconversione che oggi, a distanza di un anno dalla caduta del governo Conte 2, è completamente fermo. Ritiene che sarà una provincia rappresentativa alla luce del fatto che non ci saranno consiglieri di Taranto, visto la caduta, insomma, dell'amministrazione comunale? O sarebbe meglio aspettare, insomma, e nominare, fare queste elezioni dopo le amministrative? Beh, noi nella lista per le provinciali, noi come Movimento 5 Stelle non avevamo consiglieri comunali, quindi non avevamo da fare scelte su Taranto. Le nostre scelte sono state fatte su due nostri candidati di qualità, e precisamente il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, e la nostra consigliera comunale a Massafra, Gaia Silvestre. Due professionalità che faranno bene in provincia.